Mi chiamo Irene, ho 26 anni. Sono Elisa Gili, ho 34 anni. Mi chiamo Luca e vivo a Binario 110. Irene, Elisa e Luca vivono a Binario 110, un luogo di coabitazione, un progetto, ma soprattutto una casa. Oramai è quasi un anno che abito qua. Contento di abitarci e dopo un periodo di qualche anno a casa che iniziavo a sentire questa voglia e pressione di provare a farmi una vita mia, anche perché poi i familiari, la famiglia non è eterna, non può starti dietro per tutta la vita e io ho deciso di provarci. Ho fatto un progetto ancora quando ero studente. E lì già convivevo con altre persone, però queste altre persone erano normodotate e io ero l'unica persona sulla carrozzina. E quella è stata, diciamo, una delle mie prime esperienze. Poi ho avuto la fortuna di vivere l'Erasmus in Polonia. Mi ha spinto a provare a venire in questo contesto, poi mi hanno detto di questo progetto un anno fa ormai quasi, c'è stato il momento dell'entrata qui. Per me è stato un po' particolare trasferirmi perché mi sono trasferita qua a Milano 110 esattamente 8 giorni. Prima di discutere la mia tesi e quindi in una settimana ho praticamente stravolto tutta la mia vita. Io essendo figlia unica ero a casa molto protetta, l'unica disabile, quindi molte cose non le facevo qua che uno stimolo continuo anche dal fatto che siamo in tre e quindi ogni giorno c'è una novità, si prova qualcos'altro. Poi io personalmente, non avendo avuto questo cambio da studente a disoccupato e poi ad occupato, è stato un continuo cambiamento. Binario 110 nasce grazie a un bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme alla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte. Promosso dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo e gestito dalla cooperativa Il Punto di Torino. Quando sono arrivato all'assistenza sociale ho detto: a me piacerebbe una cosa così, cosa? Ma non esiste. Non esiste. Tutta la mia vita ho fatto cose che non esistevano prima, però non mi sono mai spaventato, troviamo il modo per poterlo fare. La cosa più simile che avevamo trovato era già una struttura gestita anche da Il Punto, che segue adesso anche noi, che ci assomigliava abbastanza e abbiamo preso come punto di partenza da lì, e da lì abbiamo conosciuto la cooperativa e poi nella persona di Silvia, che ci ha sempre dato già una mano nel inventare il progetto, e quindi anche un po' un nostro orgoglio aver essere riusciti a creare qualcosa di veramente nuovo e che sia appunto una vera coabitazione, non una comunità mascherata da indipendenza. Qua scegliamo noi. In una comunità di solito c'è chi dall'alto sceglie cercando di interpretare le esigenze di chi ci vive. Noi invece qua ci viviamo e scegliamo insieme a chi ci dà una mano. Ma siamo noi protagonisti in prima persona delle scelte. Binario 110 perché binario rappresenta un percorso, una direzione, e il binario ha una fermata che in questo caso è questa, che è il civico 110 di dove viviamo, che però rappresenta una tappa che è importante perché è quella del primo passo fuori di casa, però è la prima di altre. L'idea era un po' quella di dare proprio evidenza al fatto che questo è un percorso
è un luogo dove succedono dei percorsi, dove si evolvono delle vite, ognuno poi prende poi la sua strada. E poi sì, abbiamo simpaticamente il binario del treno qua dietro, quindi sembrava proprio calzato a pennello. Lavoro come addetta commerciale barra traduttrice in una ditta che produce prototipi, però lavoro da casa col telelavoro. Sono capo scout brevettato. Sto svolgendo la pratica forense di praticantato qua a Pinerolo e lavoro per un associato di volontariato che si occupa di disabilità intellettiva. Scrivo progetti, aiuto nella raccolta fondi. Adesso sto lavorando su appunto l'integrazione scolastica e il turismo accessibile. Io ho la fortuna di lavorare da casa, che è una comodità non indifferente, anche perché lavoro per uno studio di progettazione meccanica che sarebbe abbastanza lontano da qua, e fare 2 ore di macchina al giorno per andarci si può fare, però nel momento in cui tramite mail o comunque per via elettronica mi arrivano i lavori da fare, io li faccio e poi li rimando indietro al mio capo, li discutiamo insieme al telefono. Subito sembra una cosa molto strana, poi imparando a usare i giusti strumenti, lavorare da casa non toglie praticamente nulla al lavoro da ufficio, anzi. È stato molto difficile trovare una casa adatta, non perché alcune non fossero adattabili, ma per una questione dei parametri che ci eravamo dati dei paletti, una stanza ciascuno, proprio per rispettare, garantire lo stile di vita dove io posso anche lavorare da casa e avere uno spazio solo mio. Laddove c'era magari la metratura c'erano problemi di altro tipo, proprio legati alle barriere architettoniche. Pinerolo non è una città nuovissima e quindi aveva tutta una serie di inaccessibilità concrete. E poi c'è stata anche una barriera molto culturale, perché in alcune situazioni abbiamo avuto la sensazione e la conferma che comunque un progetto del genere spaventasse. Poi quando dici persona disabile hai subito in mente la dimensione dell'intellettivo, no? Della difficoltà intellettiva, o forse anche risvegli anche fantasmi legati, non so, alla follia, alla incapacità di intendere, di volere. Un po' di barriere appunto, soprattutto culturali, nella ricerca della casa le abbiamo viste. Dal ah no, ma poi bisogna cambiare il bagno per voi disabili, o il ah no, ma siete un ragazzo e 2 ragazze, è un ambiente promiscuo, noi vogliamo affittare una famiglia tradizionale, solo per rendere accessibile la casa, mettere una rampa fuori, doversi sentir dire ah ma deturpa la facciata, o non... Poi noi sulla rampa come possiamo camminare, rende inaccessibile la casa a noi. Sono tutti discorsi che uno cerca poi di adattarsi e fare contenti tutti, però fanno capire quanto su certe cose la mentalità sia ancora molto lontana da quella che viene chiamata l'inclusione o la parità di condizione, tutto. Ci sono state anche delle barriere, direi, culturali, ma che riguardano appunto le persone che magari non ci conoscono e magari si basano su molti degli stereotipi che possono esserci sul conto di un disabile che magari ha la forza di andare a vivere da solo. La disabilità secondo me è una cosa talmente complicata da capire, talmente personale, talmente sfaccettata che mi rendo conto che non tutti abbiano la voglia di capire. È molto più facile dire no, tu non funzioni, quindi ti faccio tutto, stai chiuso dove sei. È vero che abbiamo bisogno di aiuto, però possiamo anche avere un ruolo attivo.
sia come persone che come gruppo di binario 110. Ma io dico sempre, voi siete più allenati a lottare e quindi questa tenacia ha premiato, ecco. L'altro giorno mi ha contattato una mamma di Tortona dicendomi che nel nord Italia non aveva trovato niente del genere, che lei ci segue su Facebook e non credeva fosse possibile costruire su misura per chi ha questo tipo di problematica specifica, mettere quel pezzettino che manca e poi garantire invece un'autonomia di un certo tipo. Il 18 aprile 2018 Binario 110 compie un anno di vita. Tra le loro innumerevoli attività, Irene, Elisa e Luca collaborano con il comune di Pinerolo per un progetto di mappatura delle barriere architettoniche. Fanno incontri con le istituzioni e con le scuole per raccontare la loro esperienza e le loro sfide. Le sfide ancora aperte sono tante, ognuno ha le sue, ognuno porta la sua vita e in più Binario, secondo me, alla grossa spinta culturale di far capire, far vedere che noi abbiamo dei limiti fisici, però possiamo anche dimostrare a noi stessi che possiamo sognare e fare esattamente come gli altri ragazzi, con un po' più di tempo e con gli adattamenti giusti.